John Bourne, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questa nuova rubrica. Sì, lo so cosa starete pensando, un'altra, sì, c'ho voglia di fare rubriche, va bene, problemi? Questa rubrica si chiama hashtag cosa ne pensi di... E vi dirò di settimana in settimana cosa ne penso di ben giocatori che voi mi chiedete. Devo fare prima delle piccole premesse. Punto 1, vi piace la maglietta? Vi giuro che sto facendo anche le magliette con scritto Tassegnato Yangambiwa e Emma Zarate. Presto le troverete sul canale, ma questo è un discorso a parte. Dette le altre stronzate, fra queste devo dire anche che questa serie l'ho portata perché è inedita, non l'ha fatta nessuno, l'ho deciso, me la sono inventata mentre cagavo, ho detto potrei fare questo, per cui l'ho fatta. Quindi se magari trovate su qualche altro canale questa serie all'improvviso, è sotto gente, bravissimo, che bella idea, grazie Arca. Però partiamo subito. Iago Falche forse non è un giocatore da Roma, gli manca quel pizzico per essere da grande squadra. Comunque un buonissimo ripiego, gli dà sempre il massimo per la maglia e quando sta in panchina non si lamenta mai, però mica male. Kalinic, non mi aspettavo un così grande impatto quando è arrivato dall'Ucraina. Pagato meno di 10 milioni, si è dimostrato il migliore nel pacchetto offensivo viola. Poi lasciamo stare che il ritorno insomma è andato in ferie, però mi piace. Balotelli, l'attaccante italiano più forte, e lo sappiamo tutti, con i piedi è un vero fenomeno, peccato per la testa, altrimenti secondo me sarebbe fra i primi 10 nel mondo. Morata, io impazzivo per questo giocatore, un vero attaccante di razza, le sue doti rimangono tali, però secondo me quest'anno rischia di lasciare Torino. La Juventus a questo punto è diventata una squadra che punta a vincere la Champions, e in una squadra che punta a vincere la Champions 12 mesi così non te li puoi permettere. Gabbiadini, ragazzi, quanto mi piace Manolo, e questa è l'unica vera pecca di Sarri di quest'anno, parlando di tattica. Dico tattica perché di tecche comportamentali ce ne ha fin troppo, ma lasciamo stare, sono discorsi personali. L'unica pecca tattica di Sarri è quella di non essere riuscito a trovare un posto vicino al Pipita per Manolo Gabbiadini. Alla Samp giocava esterno, potevi provare a reinventarlo in qualche ruolo. Lasciarlo per 38 partite a casa è veramente un'ingiuria, poraccio. Verde, a Roma sembrava forte, però dove va non lo fanno giocare. Spero non sia per il comportamento. Comunque se è sano di mente è un tassello per il futuro importante da non sprecare. Dybala, domanda superflua, un vero campione. Pensate che pensavo fossero tanti 40 milioni spesi dalla Juve e dati al Palermo in estate, invece si sono rivelati veramente pochi. Bisogna vedere come va la Juve per il futuro. Se va bene potrebbe diventare tra i migliori, che so, 5 al mondo. Però andiamoci con i piedi come si dice, di gomma, di plastica, boh, di ferro. Però, ma che posso pensare di uno che si è tatuato il succhiotto sul collo? Comunque una bella punta provinciale, però niente del più. Icardi, mi piace tantissimo, molti espertoni del web si lamentano perché lo definiscono una pippa, un cesso. Però ragazzi, scusate, il parrucchiere, dai, capelli, il panettiere, fa il pane, il giornalaio vende il giornale e l'attaccante insacca le palle, che deve fare? Terzino. Koulibaly, un buon difensore, l'anno scorso era scarsino, quest'anno è migliorato tantissimo. Ovviamente voglio aspettare e vedere un altro anno se si riconferma. L'exploit annuale ce l'hanno tutti. Vediamo come sarà l'anno prossimo e poi possiamo finalmente giudicare. Digne, lui mi casa, cioè deve migliorare tantissimo in fase difensiva, però fa buoni cross, ha una buona corsa, ha una mentalità, un'intelligenza tattica buonissima e soprattutto il gioco aereo, le palle alte sono tutte le sue. Va riscattato. Kanté, forte, tanto tanto. È uno dei pochi del Leicester che secondo me quando lascerà appunto la città dove sta ora riproporrà lo stesso gioco. Quasi tutti gli altri probabilmente si perderanno. Se lo vuole dalla Roma scordatevelo, è pronto ad andare in una big. Murillo, bravo, ma per me ingiudicabile. Fossi Mancini metterei tutta la vita a lui invece che Quangeli, perché le ultime due ha messo, poi ce l'ho anche a fanculo Mancini. Ma a parte questa, avere vicino una perla, una chicca come Miranda, un sacro come Miranda, è tutto molto più facile quando vi... Osvaldo, a me mi sta sul cazzo, però è un buon attaccante. Diciamo che il suo lavoro lo fa, i gol li fa, la palla lo butta dentro, non si può dire di no. Però raga, mi sta troppo sul cazzo, troppo. Ce l'ho qua. Sadik, lo hanno gasato troppo, c'ho paura possa diventare il nuovo Kaka. Speriamo di no, eh. La tecnica ce l'ha, saprà sfruttarla. Perotti, la Roma di Spalletti alla sua faccia. Diego Perotti,
e io chiedo umilmente mea culpa per averlo giudicato male al suo arrivo. Cioè, non male, però mi aspettavo un po' di meno, forse un po' troppo di meno. Diego oggi è il giocatore più in forma della Roma di Spalletti. Chi dice altro è un ciarlatano. Romagnoli non vale 30 milioni, li varrà, ma ancora non li vale. Difensore centrale italiano, forte e talentuoso. Avessimo avuto Castan titolare, avrebbe fatto la panchina a Roma. Purtroppo Castan non c'è stato e quest'anno forse ci sarebbe servito a Trigoria. Però vabbè, è andata così, 30 milioni sono 30 milioni e probabilmente, insomma, capito, no, come funzionano queste cose, non è che siamo sempre parlati io. Jonas. In Brasile lo definirono l'attaccante più scarso del mondo. Pensate, in Portogallo sembra Messi, segna pure dal panettiere. E io non posso che fargli i complimenti, congratularmi con lui per come ha saputo rialzarsi e quindi riscattarsi. Kondogbia. Ora, parliamoci chiaro, da sequel a essere umano. Vabbè, perché io che sono... Kondogbia non vale quei 40 milioni. È un buon centrocampista, mica parliamo di un pippone. Però ragazzi, 40 milioni si potevano spendere molto meglio. Salah, giocatore mostruoso. Quando è in giornata vince da solo, va, vince. Purtroppo penso che tra qualche anno lascerà Roma per andare a giocarsi la Champions League con qualche top club. I miei 20 giocatori della puntata finiscono qui. Scrivete qui sotto con l'hashtag che ne pensi di, seguito dal nome del giocatore, appunto il giocatore che volete, cui volete mi esprima. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace. Se invece l'ha fatto cagare, ovviamente un dislike. Spero che questa nuova rubrica vi piaccia. Vi saluto con il solito buono shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.